sono Marco e gestisco Mangiaparole, che è la casa editrice che ha avuto il piacere e l'onore anche di pubblicare il libro di Federico. Il libro che ha avuto una lunghissima gestazione. È stato ripensato molte volte da Federico e pur mantenendo sempre la stessa caratteristica, cioè un libro moderno, un libro nuovo, è un libro che si può leggere a tutte le età, perché il giovane capisce delle cose, magari a livello epidermico, mentre magari un adulto, una persona con una certa cultura e preparazione, scopre tutta un'altra cosa, tutto un altro mondo. E ogni libro è un po' un viaggio dentro un mondo, ma in questo libro ce ne sono molti, no? Molti altri mondi, vuol dire. Sì, è vero, la caratteristica è proprio questa, ci sono delle vicende così lontane dalla nostra quotidianità che poi si intersecano l'una con le altre e creano questa sensazione di continuo cambiamento. E le situazioni e le vicende si accavallano l'una sulle altre e creano appunto questo effetto che dice Marco, cioè il continuo ribaltamento della prospettiva, che è sicuramente un mezzo narrativo, ma corrisponde poi a una finalità psicologica, secondo me. Il cambio della prospettiva è un mezzo con il quale noi possiamo interagire con la realtà e trovare strade nuove, alternative rispetto a quelle che vediamo di solito. E il libro fa questo, consiglia di cambiare la prospettiva delle cose. Dietro l'apparente storia, ecco, dietro la fiaba, dietro un racconto quasi mitico, mitologico, c'è questo, c'è la voglia di comunicare dei messaggi, e uno di questi è appunto il cambio della prospettiva. Il tema principale del libro poi in effetti è superare i propri limiti, superare se stessi, superare quello che è percepito come il nostro. Infatti il libro si può anche leggere come un manuale di miglioramento. Sì. Perché sì. Moltissime volte il protagonista si trova in situazioni di imbarazzo, di paura, di timore, e per avere coraggio bisogna avere paura, e lui quello è così. Sì, senza la paura poi non si ha lo stimolo a trovare il coraggio, la forza dentro se stessi per fare determinate cose, e il protagonista ne fa di cose. Manlio, vediamo già, esatto. I nomi, perché i nomi secondo me hanno un'importanza fondamentale. Sì, perché questa è una fiaba, in prima battuta è una fiaba, però è ricca, come tutte le fiabe credo, ricca di significati simbolici, quindi dietro a ogni nome, dietro a ogni situazione, a ogni contesto, c'è un significato dietro, studiato ovviamente, spesso anche venuto fuori casualmente durante la scrittura, capito dopo. Antinomio. È un elemento chimico, sì, io ho studiato, non è che non avevo dubbi. È un elemento chimico, non avevo dubbi, che sembra metallo ma non è metallo, esatto. Quindi sembra qualcosa che in realtà non è, esatto. Sì. Poi aspetta, almeno che tutti i nomi ho studiato, non è che Goffredo, sì. Che è il, diciamo, un po' il padre putativo di questo maglio, vuol dire in pace con Dio, sì. Goffredo, sì. Maglio stesso, che poi appunto è, diciamo, sempre antinomio, e diciamo deriva dal maglio da mani, dai dei della casa latini, e quindi di qualcosa che riguardava la bontà, l'essere buono. E ecco, Giudinante è l'unico nome che in realtà non mi ha detto nulla. Pure lì però c'è, perché sì. Ti possiamo rivelare tanto. Sì, certo. Giudinante ricorda la parola giudicante, sì. Ed è in effetti la prima e principale attitudine della signora che porta quel nome, è appunto quella di avere sempre un'idea su tutto, sì. Di non permettere a nessuno di contraddirlo. Ed è il primo difetto, secondo me, della signora. Non l'abilità del mio braccio, ma il cor mio più di tutti. È questo che non prostro. Non dinanzi a te piegherò la ciuffa del mio elmo. Soltanto Orante, dio dell'universo, potrà mai abbattere il vessillo del mio pulsante cuore. Sguagniamo le spade, o cavaliere nobile Policino, e che sia ciò che ha da essere. Non lasci dunque alcuno scampo alla tua pelle. Ciò che non temi, io ti insegnerò a temere. Ascolta dunque il perenne insegnamento della mia spada. Muori,
Oh, ti prego, cavaliere Policina, risparmia la vita del povero cavaliere Schiumetta. Una voce gentile mi giunge soave orecchie. Mostrati e permettimi di posare il mio sguardo su di te, o dolce fanciulla. Lasciatela passare, Marmaglia, fate largo. Chi osa impedire che io affronti il mio destino? Chi si mette fra me e il mio eterno rivale?